Ancora un incidente sul lavoro in Toscana, ancora una persona deceduta. Questa volta è accaduto a Empoli, nella falegnameria Francesco di via Pontorme, nell'omonima frazione. Il titolare 68enne dell'impresa, Francesco Santiccioli, è stato rinvenuto sotto mobili e pezzi di legno dai vigili del fuoco. Pare che l'esplosione sia stata causata da un compressore. Un'altra persona presente nel piccolo laboratorio è rimasta ferita. Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto la vittima. Misericordia e pubbliche assistenze di Empoli hanno soccorso l'altro ferito. Presenti anche carabinieri e medicina del lavoro dell'ASL Toscana Centro. È la quinta vittima sul lavoro di febbraio. La triste catena si è infatti aperta con la scomparsa di un 52enne a Castelfranco di Sotto il primo giorno del mese. L'uomo cadde fatalmente mentre effettuava dei lavori per conto di una conceria.